Lo IAD presenta la scuola possibile. Che tipo di progetto è? Beh, è un progetto estremamente contemporaneo, una scuola elementare oggi, poi sarà anche scuola media, che vuole aprirsi al mondo per far sì che i bambini che verranno formati in questa scuola saranno dei bambini contemporanei, cioè capaci di reagire agli stimoli che ci sono, che sono tantissimi, della società contemporanea e reagire in maniera costruttiva, il che vuol dire riuscire a dare il loro punto di vista, ad essere degli adulti critici e a contribuire al miglioramento della società. Concretamente di cosa si tratta? Concretamente è una scuola elementare che ha una sua visione sia della didattica che del mondo, che vuole mettere al centro il bambino, cosa che non sempre ovviamente la scuola fa o ha fatto fino adesso, e tutti i suoi bisogni, vuole valorizzare e difendere i talenti e far sì che questi talenti, queste particolarità che ogni bambino ha, possano crescere a seconda di quello che poi il bambino vorrà fare da grande. Non c'è più questo stereotipo di che cosa si fa, che cosa non si fa, che cosa che vorrei fare da grande, che lavoro vuoi fare, ma c'è che cosa sei. A seconda di cosa sei potrai scegliere e costruire quello che diventerai. Perché avete scelto questo tema? Perché è un tema fondamentale nella nostra società, cioè se davvero vogliamo migliorare tutti quanti dobbiamo partire dalle nuove generazioni e dobbiamo avere prima di tutto grande rispetto dell'intelligenza delle nuove generazioni, aiutarli a crescere e aiutarli a vivere in un mondo allargato che non è quello ristretto che normalmente vogliamo fargli vedere, in parte per proteggerli e in parte perché è quello che noi conosciamo, il loro futuro sarà loro e non è il nostro di oggi. Gli autori del progetto? Allora, lo IAD guidato da me ha studiato il rapporto tra la creatività e i bambini, cosa succede a questo rapporto man mano che passa il tempo, e quindi insieme a questo gruppo di lavoro ho deciso in prima persona, quindi un investimento personale, di renderlo possibile, cioè di far sì che questa scuola apra a settembre 2017, per cui oggi presentiamo la scuola alla città e subito dopo apriranno le iscrizioni. Che caratteristiche deve avere una scuola di questo tipo per essere definita all'avanguardia? Beh, questa scuola è all'avanguardia perché fa della contemporaneità il suo principale DNA, il che vuol dire che tutto quello che è costruttivo nella contemporaneità sarà parte integrante del nostro processo di educazione, che è molto diverso dall'istruzione.